Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi vi presento un dispositivo che può davvero rivoluzionare il modo in cui lavorate sul campo. Infatti voglio parlarvi del CHC I76. Pensate a uno strumento di rilievo professionale, grande quanto il palmo della vostra mano, resistente, preciso e con un'efficienza mai vista prima. In questo video vi dimostrerò come il piccolo I76 possa combinare tecnologie avanzate come il GNSS, l'IMU e la realtà aumentata per portare il rilievo topografico e ingegneristico a un livello superiore. Se lavorate nel mondo delle costruzioni e della topografia, non potete perdervelo. Scopriamolo insieme. Ah, prima di iniziare mi prendo un momento per fare una piccola precisazione. Purtroppo, come spesso accade in un settore competitivo, alcuni concorrenti utilizzano tattiche sleali per cercare di screditare gli altri. È importante che sappiate che le informazioni corrette sono quelle che arrivano dai canali ufficiali e dal produttore. Ad esempio, è stato detto che i nostri ricevitori con fascia blu sono inferiori a quelli con la fascia arancione, affermando che la differenza di colore sia proprio data da una differenza di prestazioni e quindi a una tecnologia più avanzata. Niente di più falso. Il colore diverso è semplicemente il risultato di un rebranding che è avvenuto qualche mese fa da casa CHC ed è per questo che ora ci sono in circolazione alcuni modelli con la fascia blu e alcuni modelli con la fascia arancione. E noi, avendo una storia più lunga nella distribuzione, abbiamo ancora in magazzino quelli con la fascia blu. Molto semplice. La tecnologia all'interno è esattamente la stessa, indipendentemente dal colore della fascia. Con noi avrete sempre la qualità che vi promettiamo, senza inganni o mezze verità. Ora possiamo continuare col video. Iniziamo dal design. Il CHC I76 è incredibilmente leggero, pesa solo 450 grammi, il 40% in meno rispetto agli standard del settore. Quando ho visto i 73 pensavo che non si potesse andare oltre e invece con i 76 ci sono proprio riusciti. È praticamente tascabile, perfetto per chi è sempre in movimento sul campo e ha bisogno di uno strumento che sia facile da trasportare senza compromettere le prestazioni. Ma non lasciatevi ingannare dalle dimensioni. Questo dispositivo è robusto e resistente, infatti è certificato IP68, protetto da polvere e acqua, il che significa che è completamente impermeabile e a prova di polvere. Inoltre può resistere a cadute fino a 2 metri, ideale per i cantieri o per le situazioni ambientali più difficili. Ma la vera potenza dell'I76 sta nella sua tecnologia interna, infatti supporta l'ultima scheda disponibile in casa CHC, 1408 canali, multicostellazione, che vi permetterà di ottenere i punti anche in quelle situazioni difficili, per esempio dove il segnale è molto debole. I76 vi aiuterà a portare a casa i vostri punti. Questo è anche possibile grazie alla tecnologia iStar 2.0. Non possiamo parlare dell'I76 senza menzionare la tecnologia IMU di cui è dotato. Non ha bisogno di inizializzazione ed è diventato ancora più preciso anche con l'asta inclinata fino a 60 gradi. Un'altra caratteristica davvero interessante è l'integrazione della doppia fotocamera. Infatti l'I76 ha due fotocamere grandangolari con un campo visivo di 95 gradi. Questo, insieme al supporto per la realtà aumentata, vi consente di visualizzare in tempo reale la posizione sul campo e migliorare la precisione del tracciamento. Questa tecnologia permette di migliorare di molto l'efficienza sui progetti di picchettamento, anche per gli utenti meno esperti. Pensate a quanto tempo potreste risparmiare nel verificare allineamenti e centrare i vostri punti di rilievo. E non posso non menzionare la durata della batteria. Con una singola carica potete usare l'I76 per oltre 17 ore di lavoro continuo, quindi anche nelle giornate più lunghe non dovrete preoccuparvi di rimanere a piedi. Ora lasciate che vi mostro la cassa di trasporto e il suo contenuto. Come vedete anche questa è molto compatta e racchiude l'essenziale. Abbiamo il ricevitore I76, il suo caricabatterie e l'antenna per la connessione radio. Guardando da vicino il piccolo I76 possiamo notare nella parte anteriore il pulsante per l'accensione al centro, mentre ai lati troviamo due strisce LED che ci indicano l'accensione e lo stato della soluzione. Appena diventano verdi vuol dire che siamo operativi e pronti a battere i nostri punti. Nella parte inferiore invece troviamo la porta per l'ingresso dell'antenna radio, sul lato la presa USB di tipo C e sul retro la doppia fotocamera di cui vi ho parlato poco fa. Quanta tecnologia in un oggetto così piccolo e compatto! Ma non perdiamo altro tempo e andiamo subito a vedere come si comporta sul campo.
prima prova che voglio assolutamente fare è la partenza da freddo, quindi appena mi si collegherà il ricevitore al tablet, la modalità di lavoro si avvia, quindi si connette ad internet tramite il tablet, vediamo quanti secondi ci mette per andare in fix. 4 secondi, davvero incredibile, super veloce, nonostante sia così piccolo. Ora vediamo invece l'inizializzazione da caldo. Float. Float. Fixed. Prima prova, 4 secondi. Float. Float. Seconda prova, 3 secondi. Float. Float. Terza prova, ancora 3 secondi. Direi ottimi risultati, quindi possiamo procedere con l'ultima prova. Ho già posizionato nella nuova sede dei chiodi da poter utilizzare come referenza per quando provo i miei GPS, per cui ora non mi resta che andare e batterli con il mio I76. Li ho posizionati in punti strategici, quindi anche sotto alberi, e ci serviranno poi anche quando utilizzeremo le stazioni totali per fare la prova delle portate e tante belle cose che sicuramente vedrete sul canale. Come immaginerete, per fare questi confronti ho dovuto battere questi chiodi con la stazione totale. In questo caso ho utilizzato un Trimble 3006, ma comunque vi lascerò il file con le coordinate della stazione totale qui in descrizione, così potete consultare questi dati quando volete. Vedete, con i 76 si può anche correre veramente veramente forte. Ok, posso dire che precisione e accuratezza sono tratti distintivi dell'I76. Super affidabile. Bene ragazzi, io vi ringrazio per aver visto il video, ricordatevi che oltre all'I76 abbiamo disponibili anche gli altri modelli, quindi I73, I89 Visual e I93 Visual. Se avete domande o specifiche richieste, vi lascio il link per poterci contattare e trovate anche i recapiti per chiamarci direttamente. Direi che per oggi è tutto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!